Buongiorno, buona giornata a tutti amici. Ci vedete? Sì, siamo anche questa mattina per voi dalla piazza di Atripalda. Tra pochissimo chiacchiere e caffè, vi raccomando, perché anche questa mattina vi portiamo il bianco verde del lupo con Barba Lupo, lo striscione della curva questa mattina. Ma insomma, l'anno 6 dove sei? Sempre al primo posto. Purtroppo l'anno 6 ci ha fatto la botta. Non ti preoccupare, perché faremo Barbalupo, perché noi faremo del tutto, ci concentreremo affinché l'Avellino superi anche il Scusate il ritardo di Massimo Troisi. Ah, bellissimo! Il nostro signolo Cesare, Meteo Pep, Carmine, Michel Bourbon, una serenata a tutti gli amici di Atripalda. Buongiorno! Una serenata, una bella serenata per gli amici di Atripalda che ci stanno seguendo live. Buongiorno. Anche questa mattina. Ma che siamo in ritardo, dobbiamo iniziare con chiacchiere e caffè. Ci aspetta l'Ibrahimovic del Caffè Nazionale, il nostro Sergio dalla caffetteria napoletana. 1, 2, 3, vai! Fai volare la bandiera! Eccoci, stiamo arrivando amici! Non chiudete le porte, anzi, spalancate le finestre! Stiamo per arrivare con chiacchiere e caffè! Ecco i tre compari che si stanno preparando, attenzione però, perché questa mattina, oltre il sole, oltre il cuore, oltre l'amore, cosa portiamo agli amici? Portiamo il pesce di aprile. Eccolo qua, il pesce, ce l'abbiamo. Abbiamo anche un pesciolino d'aprile. Anche un pesce d'aprile. Facciamolo vedere. Buon pesce d'aprile a tutti. È vivo, l'abbiamo pescato, è per tutti. Ci farà un bel pesce d'aprile anche il nostro Alfo Volante in regia. Alfonso Tarantino, il principe della regia in console, il nostro Alfonso Tarantino in regia. Possiamo collegarci direttamente con Alfonso? Alfonso Tarantino, ci sei? Ci stai seguendo? Oh, eccolo! Anche il nostro Alfo Volante e con il buon pesce d'aprile a tutti. Questa mattina è una buona giornata perché inizia chiacchiere e caffè. Vai! Siamo anche questa mattina, come sempre, il buongiorno show, il buongiorno martellante in diretta su Telenostre Prima TV. Questa mattina ospiti della caffetteria napoletana ad Atripalda. Ma dov'è il nostro Ibrahimovic del caffè, il nostro Sergione nazionale? Eccolo! Ecco il nostro Sergione, che tra l'altro ha anche indovinato il risultato dell'Avellino, che ha vinto con il gol di Sforzini. Ma l'importanza è che abbia vinto. Buongiorno a tutti alla caffetteria napoletana. Il ciuffo sempre più in alto. Sì, stamattina con la motocicletta. Attenzione, perché è noto che si sono infiltrati due compari della banda di Chiacchiere e Caffè. Scusami, Tonino, puoi venire a salutare gli amici? Altrimenti non ci credono, pensano a un primo pesce d'aprile. Buongiorno, no, siamo qua. C'è anche il maestro mio amico Rubicco. Sì, suspense per Rubicco che ancora non si fa vedere. Voi. Sì, buona colazione, ecco, devo dire. Avete anticipato i tempi. Buona colazione, Rubicco. Con calma, tranquillo, non ci sono problemi. Ci vediamo tra poco sul set di Chiacchiere e Caffè. Insomma, questa mattina tantissime sorprese con il nostro pesciolino d'aprile. Eccolo qua. Volevo dire che Angelo sì. È in fuga d'amore con Gemma. Ah, ma viene Angelo da Solofra. No, io so che... Ma tu l'hai visto Uomini e Donne, Angelo? Sì, però in fuga d'amore. In fuga d'amore. Fatto innamorare Gemma. Sì. È fuggito con lei. Ha rubato Gemma e è andato via. Aspettiamo Angelo Showman da Solofra. Speriamo che venga questa mattina per chiacchiere e caffè. I nostri compari, come sempre, splendidi. A tenerci in compagnia, anche con il freddo.
con le tempeste di neve, i tre compari ci sono sempre. Qui fa freddo stamattina, ecco, buongiorno. Lei si è messo una sorta di lenzuolo addosso. Sì, per il freddo, per l'umidità, mi riscaldo un po' con il lenzuolo. Bene, poi il nostro maestro Caraccio, maestro come va? Un po' di freddo questa mattina, eh? Molto, molto freddo. Benvenuta primavera, però c'è ancora freschetto. Sì. Il nostro Aurelione è impegnato con la regia, con la segreteria telefonica, perché abbiamo tante richieste, tante dediche. A proposito, visto che adesso c'è l'ora legale, Meteo Pep, che ora è? In questo momento sono le 7 e 21 minuti. No, perché sempre per quei pochi furbacchioni che non credono che noi siamo in diretta. Sì, e dobbiamo tirare un po' le orecchie a quei furbacchioni che pensano che noi... svegliare dai picciamila delle babbucce, perché ormai svegliassi un po' prima. È tardi. E poi pensano che noi registriamo la puntata tranquillamente, facciamo finta. Invece è diretta. Usignolo, che ora è? 7:22. Fai vedere l'orologio. Sì. Cesare, che ora? 7:22. 7:22. Una buona giornata a tutti gli amici che adesso vanno da Sergione per un buon caffè napoletano. Attenzione, perché abbiamo un cimelio, un cimelio. 7:24. Questo è un orologio dell'Ottocento, è veramente un cipollone, è bellissimo. Comunque è precisissimo. Sicuro che è preciso? Sì. Ma il santo del pesce d'aprile chi è? Questo ce lo devi dire tu, che sei lo storico della trasmissione. Barbalupo, che ora è? Barbalupo, non ti pare prendere... 7:22 e 50 secondi. Fai vedere il lupo, perché il lupo attizza sempre, anche all'alba, anche... Il lupo c'è sempre alle orecchie. Ecco qua, un bel primo piano da parte del nostro Luciano Mangiante alla telecamera. Abbiamo qualche sorpresa già al telefono. Un attimo solo, chi mi mantiene il pesce d'aprile? Eccolo qua, lo mettiamo sul piedistallo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, Carmine, come va? Buon pescione d'aprile tutto anche bene, a te, eh? Tutto bene. Sono le 7:23. E anche Carmine collabora con il suo orologione, quindi 7:23? 7:23, no, è un orologio precisissimo. Carmine, ti salutano tutti, ti saluta anche Tonino, eh? Ti saluta Tonino con la cravatta d'acciaio questa mattina. Vieni Tonino, fatti vedere dal nostro Carmine, gli vuoi dedicare un primo accenno musicale con la cravatta? Un pezzo allegro dedicato a lui, da me e dal maestro Rubicco. Anche il maestro Rubicco, ma che cosa ha il maestro Rubicco? Da banda. Che cos'è? Lo strumento della banda. La banda dei compari, quindi vi siete organizzati per bene. Sì. Carmine, vuoi sentire qualcosa? Senti un po', voglio fare prima un saluto a Antonio Di Pratola. Sì, Antonio Di Pratola, lo salutiamo con affetto e calore. Poi? Ok, e poi faccia la canzone che pure lui, tanto lui pensa alla guerra, quindi sono una battaglia. Ecco, va bene, buona giornata Carmine. Ciao, vabbè, Carmine è tifosissimo della Juventus, il telefonino di chi è? Il nostro usignolo che ci pone sulla testa il cilindro. Ecco qua il telefonino. Insomma, tanti amici questa mattina ci raggiungono. Insomma, si è diffusa questa notizia, non so se è vera, che il nostro Angelo Showman ha conquistato il cuore di Gemma, di Uomini e Donne. Noi lo aspettiamo perché ci ha promesso una grande sorpresa con i fuochi d'artificio. Dovrebbe arrivare da Solofra, ma che dico, da Mediaset, se Maria De Filippi lo ha lasciato libero, il nostro Angelo Showman. Ancora qualche minuto di suspense e poi sapremo. Usignuolo, dov'è l'usignuolo? Eccolo qua. Usignuolo, ci sei mancato, dove sei svolazzato in questi giorni, che sei stato assente? Sono stato assente per qualche problemino superato subito. Ah, va bene, alla grande, ti vediamo in perfetta forma. Sì, bello sbarbato, perché se hai bisogno di una rasatura volante c'è il nostro Barbalupo in azione. Allora, che ci fai sentire? Devo fare, se me lo consenti, l'ho incontrata per strada quando è stata la settimana scorsa, la dottoressa Graziella Di Grezia, sì. La nostra ammiratrice, la quale prima di aprire lo studio ci segue e manda tanti auguri e tanti ringraziamenti. Prima di aprire lo studio, allora, prima di andare al lavoro. Lei abitava al terzo piano, io al quarto piano. Sì. Ecco al quarto qua. Piano.
nel tardo pomeriggio strimpellava, imparava a suonare il pianoforte, poi nel tardo pomeriggio ci faceva sentire delle belle arie, e allora io per ricompensarle e per ringraziarle per i complimenti che ha fatto gli dedicherò Rose Rosse. Rose Rosse, niente popò di meno, Rose Rosse la dedichiamo a tutte le donne di Atripalda, a tutte le donne che sono in visione e di tutte in visione che stanno vedendo in questo momento la televisione. Dedichiamo questa canzone. Rose Rosse, vai con i tre compari che accompagnano il nostro usignolo. Eccolo qua. Rose Rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore, e chi si sente solo non sa vivere più. Da quanto ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. Ormai non c'è più strada che mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te. Addirittura l'acuto del nostro usignolo, che merita la standing ovation. Questa era una bella canzone di Massimo Ranieri, dedicata a tutti gli amici, le donne in visione. Col cuore, veramente. Con il cuore, alla Barbara D'Urso, con il cuore. Fallo vedere il cuore dove sta. Ma noi con il cuore, alla Barbara D'Urso. Ma altro che il cuore di Barbara D'Urso, ma un saluto con il cuore, un buongiorno con il cuore. Insomma, ci dicono che Angelo Showman sta in arrivo sul binario numero uno per essere dei nostri questa mattina. Speriamo, perché sarebbe uno scoop clamoroso a livello internazionale. L'unico uomo al mondo che è riuscito a conquistare, a rubare il cuore d'acciaio di Gemma, di uomini e donne. Insomma, ma ti vediamo bello attrezzato questa mattina. Aspettiamo l'ospite d'onore. Aspettiamo l'ospite d'onore, intanto tu pure si ti sei dato da fare. Ecco, ma Rubicco, lei cosa ha? Questo è il mio strumento, suono. Che non è un fucile, ma... Come non è un fucile? No, ecco, percussione. È l'emblema per dire che apparteniamo a questa banda. La banda, sì, sì, la banda dei compari. Buona giornata a tutti. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Buona giornata, forza lupi, forza lupi, sì, sì. Hola, 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 noi ci siamo questa mattina in diretta con Telenostra e Prima TV con Chiacchiere e Caffè. Tanti amici al banco della caffetteria napoletana, una buona giornata. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto a posto, mi dice il signore che adesso entra da Sergio. Buongiorno. Per un buon caffè napoletano. Ma quanti ne siamo questa mattina? Barbalupo, fatti vedere in tutto il tuo splendore, anche con la coppolella in testa. Forza lupi! Noi ci siamo questa mattina, buongiorno a tutti! E al lavoro, al lavoro, al lavoro il nostro Sergione, al lavoro! Se mi permetti, volevo dare un grosso in bocca al lupo alla Juventus in Champions, anche se so in questo momento sto facendo parecchi nemici, però... Sì, quanti nemici ti fai ogni volta che gridi forza Juve? La Juventus si ama o si odia? Ah, ecco, o si ama o si odia, va bene. Ovviamente salutiamo Luciano Mangiante dietro la telecamera, il nostro Alfonso Tarantino in regia. La banda è quasi al completo questa mattina, da Tripalda in diretta dalla caffetteria napoletana. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Li aspetta l'autobus? No? Tutto a posto, sì, è stata una bella giornata, almeno come inizio. A voglia. Con la musica, l'allegria di Chiacchiere e Caffè. Diamo uno sguardo alla prima pagina intanto del quotidiano, perché non la mattina, oltre la musica e l'allegria, vi portiamo anche l'informazione, la prima pagina del quotidiano.
il voto per il PD. Allora delle scelte vertice via Tagliamento con il segretario annunziata, reddito di cittadinanza 4.200 le richieste dall'Irpinia, poi per l'Europea nessun Irpino a 5 stelle, il calcio Lupi di rigore contro l'Ostia, continua la scalata. Per quanto riguarda invece il basket, Arachiri Sidigas vince Pesaro in rimonta. Qual è la notizia che ti ha colpito di più, Cesare? Vabbè, un poco la politica, Festa e Petitto, che insomma lasciano il PD per formare delle liste civiche. Rubicco, tu che segui sempre con attenzione le vicende cittadine, c'è una notizia che ti ha colpito in modo particolare? Sì, sì. O stai aspettando ancora l'Aquila, le ali che spiccano il volo a Piazza Libertà? No, quelle spiccheranno il volo, fra poco saranno installate, verranno, ma il punto è un altro. Posso fare un... Sì, 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 prego, però fatti vedere. Ai giovani avellinesi. Ah. Allora, abbiamo delle eccellenze di giovani ad Avellino favolose, no? Ho avuto il piacere di assistere alla seduta di laurea di tre ragazzi del gruppo Agata, il quarto si è laureato l'anno scorso, non lo so più, e delle tesi magnifiche di musica. Bene, musica, allora facciamo... no, in musica elettronica, quindi complimenti ai ragazzi del gruppo Agata, no? È un invito a chi pensa di gestire la cultura d'Avellino, no? Di valorizzare questa eccellenza, perché, sì, perché abbiamo tante eccellenze. Complimenti! Sì, ragazzi, la tesi sperimentale, favolosa, con tutto autocostruito. Va bene, allora, è arrivato. Angelo Show. C'è bisogno della bodyguard, c'è bisogno sì, della security, della security. Oh, è arrivato direttamente da uomini e donne. Mamma mia, che eleganza! Ragazzi, non è un pesce d'aprile. Ve l'abbiamo riportato. Non è un pesce d'aprile, lui, Angelo Showman, fatti toccare. Sì, 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 è lui. Da uomini e donne in trionfo. Vestito di lino. Me l'hanno fatto stamattina il pesce. Loro mi hanno fatto il pesce a me. Ma io no. Ci sei riuscito. Ormai siamo tutti pesci di aprile qua. Però ci ha fatto il tempo che è cattivo e freddo stamattina. Un orario davanti e ci troviamo noi indietro. Buongiorno a tutti, ragazzi. Tanti auguri elegante, a tutti. Sempre molto il nostro elegante. Mese di aprile, sì, è una meraviglia. La Gemma mi manda salutando a tutti quanti, ragazzi. Ma dove sta Gemma? Dove l'hai portata? È andata a Torino adesso. Ah, va bene. A casa. Adesso voglio salutare la Rosa, la Freccia dell'Irpinia, il nostro Robin Hood, ci siamo dimenticati, ormai tutti, la Pelle d'Oro, tutte le confezioni di Giolofre e tutti gli artigiani, il presidente dei Giolofre, il presidente delle concerie, tutti quanti, non ti preoccupare, Giolofre, li salutiamo tutti, diamo un'occhiatina alla prima pagina del Mattino di Avellino. Europee, flop dei 5 stelle Irpini, bocciati da Web al primo turno delle parlamentarie, i 22 aspiranti della provincia, e poi San Tommaso che non è un dormitorio, un augurio, un in bocca al lupo e i complimenti alla squadra del San Tommaso per questa impresa che resterà nella storia del calcio e non solo, perché è un quartiere avellinese che riesce a volare nella Serie D. E poi il grigio e il blu, bel tempo ai saluti, tornano nubi e pioggia a Metopeppa. Sì, sì, non insomma è... nemmeno il tempo di gioire per l'arrivo della primavera. Allora, tornano nubi e pioggia. Poi dopo mercoledì, un'altra settimana, arriverà un'intensa forte, intensa perturbazione accompagnata da forti correnti di scirocco. Accompagnerà la perturbazione, poi tenderanno a ruotare da notte, comunque ne parleremo dopo. Tra poco con la nostra rubrica il pesciolino d'aprile, l'ha portato anche Rubicco, questo è piccolo, vedi? È innocuo, è innocuo, è innocuo. Oh, è arrivato lo zio di Mahmood, è arrivato lo zio di Mahmood, è arrivato lo zio di Mahmood che non vuole essere inquadrato, va bene, ok, facciamoci spazio perché andiamo di nuovo sul set dei Tre Compari per una bella canzone. Siamo in diretta, un po' di spazio magari agli amici. Ecco qua, finalmente un po' di spazio. Un attimo solo perché è arrivato colui che può permettersi tutto con o senza la chitarra. È arrivato Giovanni. Però ci vuole l'introduzione a chi metti quello in mente. Eccolo qua, è lui. Giovanni, complimenti, anche questa mattina. Buon pomeriggio. Ma quelli mi vogliono tutti bene. Bene.
pensate, l'unico essere umano che quando entra nei bar, nelle salumerie, nelle macellerie, entra con l'inno, con la colonna sonora. Grande festa! Bene, ma com'è andata? L'ha conquistata, se l'è portata a casa. Ecco qua, Barbalupo, però io ho bisogno di un ululato e dammi una mano, perché sì sì, anche il pesce ulula. Oggi ecco. Lo facciamo i due ululati. Sì sì, i due, venite insieme, doppio ululato, allora. Vai. Che bella coppia di lupacchiotti questa mattina. Aleo! Il tipo proprio dentro. Io sono sempre contento. Sì, allora un attimo solo ragazzi, perché ci hanno richiesto una canzone, un attimo solo. Uaglione, sì, proprio uaglione per Antonella di San Podito. Un attimo solo, perché c'è l'intermezzo del caffè, Sergio. È arrivato il caffè. Facciamo la chiaccia e poi il caffè. Guarda che oggi è pesce d'aprile, pesce d'aprile. Devo stare attento, poi pesce d'aprile si è fatto dottor Giordano. Però un caffè è serio. Subito l'assalto. Sono un piacere questi signori. Grazie Sergio. Insomma, tra poco i tre compari. Antonella da San Potito ci ha richiesto uaglione, insomma, clima di grande festa e coinvolgimento questa sera. La Rifalda in diretta, Prima TV e Telenostra. Vai tu, uaglione, va! Mattina, come sempre, scoppiettanti in diretta su Telenostra Prima TV, in diretta anche il caffè. Questo è il terzo del per riscaldare, lo faccio per riscaldarmi. Ma adesso mi sto riscaldando col caffè. E riscaldati caffè. Bene. Dimmi, prego. Ai tre compari. Ma il Cumarella dove sta? Sta pure una canzone, il Cumarella. Il Cumarella. Quando ce la fanno come sentire? Come fa questa canzone? Aurelio, il Cumarella è vostro. Cumarella, su bella, su bella. Sarà per la prossima. Diamo un'altra occhiata ai giornali questa mattina, perché noi vi portiamo la musica, l'allegria, il cuore, quello che volete, ma anche l'informazione. Sì, questo è l'appello, il monito di Papa Francesco. Chi costruisce i muri finirà prigioniero delle sue barriere, il pontefice di ritorno dal viaggio in Marocco. Quindi abbiamo anche questo appello, questo monito da parte di Papa Francesco. Questa invece è la pagina dello sport del mattino.
luci di artisti, vittoria all'Olimpico da parte del Napoli, in fondo pagina l'Avellino batte l'Ostia Mare, ma il Lanusei resta distante. Questo per quanto riguarda il calcio. San Tommaso, prima l'abbiamo detto, però se vogliamo ripetere la bella favola di un quartiere avellinese. Bravissimi. Il riscatto di un quartiere attraverso il calcio. Hai capito che cosa è bello? Carmine, perché serve anche il calcio cosiddetto minoro. San Tommaso fa piacere che è andato in Serie D, però comunque per fare una Serie D ci vogliono anche dei soldi. Intanto, ha sempre avuto una tradizione sportiva vecchia proprio. Sì, sì, c'era un ragazzo, io partecipavo a delle gare. San Tommaso si è sempre distinto. Viva San Tommaso in Serie D. Due passi da me, io sono di casa un po' più. Sei contento, felice, no? Felicissimo. E tra l'altro salutiamo anche gli amici di Grotta Minarda, perché Grotta Minarda è stato promosso in eccellenza. Fai tu un saluto a Grotta Minarda e a San Tommaso. Saluti a Grotta Minarda in eccellenza, a San Tommaso che è andato in Serie D, però il cuore a me è bianco-verde. Vabbè, ma è bianco-verde anche quello del San Tommaso. No, non mi interessa, è solo Avellino. Ma sei rigoroso, insomma, rigoroso. Con tutto il rispetto per il San Tommaso. Sì, un saluto, una buona giornata a tutti, amici. Buon caffè. Ne siamo davvero tantissimi questa mattina. Protagonisti di una mattinata speciale, sempre in diretta su Telenostra e Prima TV. In diretta dalla caffetteria napoletana, da Adri Paola. Kill body. Fate bravi, calmi! La mossa del lupo, ecco, no, la vediamo, scusa Bourbon, puoi un attimo accompagnare la mossa del lupo che tra l'altro ha portato fortuna all'Avellino, che ha vinto ieri al Partenio Lombardi. Vai. Io sono lupo di mare come un pesce di stamattina. Un passo di danza. La mossa. Tuo Palamerica, ecco, ci vuole anche questo, dobbiamo utilizzare tutte le nostre risorse, Carmine, per far sì che l'Avellino possa conquistare, perché no, il primo posto in classifica. Sì, lo possiamo conquistare perché la squadra c'è e ce l'ha dimostrato ieri. Insomma, c'è ancora la possibilità della remontata. Barone Rosso, prego, vieni da questa parte, vieni a centrocampo, regalaci un brivido con questo strumento incorporato di pesciolino. Ma senti, sì. Senti questa musica, sì, oh, questa è una cravatta d'acciaio. C'è pure il supplemento, vai. Ah, ecco, anche quest'altro aggeggio. No, io invece ho sparato un pesce volante. Insomma, si martella la mattina con chiacchiere e caffè. Volevo giusto salutare, se possibile, Carmine, mi fai spazio, sì, volevo salutare il nostro Sergio. Vediamo quanti caffè è riuscito a confezionare, a proporre questa mattina, perché lui è davvero il record man di caffè. Pensate, in una sola giornata 8.000 caffè, insomma. Mi pare che anche Alex Britti ha 7.000 caffè, stare bene con te. Sì, ma è caffè. Sergio, ma qual è il segreto del tuo caffè? Perché insomma vengono in parecchi, sono arrivati anche in pullman dalla Scandinavia questa mattina e da tutto il mondo. Il primo è la materia prima, il caffè. Secondo è l'acqua, quindi bisogna avere un'acqua veramente depurata, pulita, senza calcare. Poi c'è la passione, l'attenzione e l'educazione. E poi tiene uno ciuffo che fa la differenza. Ah, è verità. Ma è sempre brillantinato la mattina. Io non la metto. Come lo tieni su, insomma? Io tanti anni che lo tengo così, quindi basta, ci metto un po' di gel e quello si alza. Ah, questa è la tecnica. Va in automatico ormai. Vuoi fare un pesce d'aprile in diretta a qualcuno dei tuoi amici?
ci devo pensare. Pensaci. Non voglio sprecare questa occasione. Abbiamo anche Monica, la metto Peppina. Monica, come stai? Tutto bene? Monica, fatti vedere, vuoi salutare qualcuno? Buongiorno, a casa? La mia famiglia, buona giornata. A chi? Fai i nomi, A tua mamma, come si chiama? Ricione Rita, è mio fratello. Va bene, ciao Monica, ciao, buongiorno. Come va? Tutto bene? Hai visto l'Avellino ieri? Yes. Sai che ha vinto, sì. Ciao, buon caffè, buon caffè. Ne siamo tantissimi davvero questa mattina in diretta con Prima TV e Telenostra. Avvicinati, avvicinati. Una lieta novella. No, su aprile, su aprile, sì, sul mese di aprile. Comunque oggi è Sant'Ugo di Grenoble, sì, per la chiesa. Vieni aprile, vieni meco, con un inchino ti saluto e ti porgo il benvenuto. Vieni pure, mese agognato, per tanto tempo ti abbiamo aspettato. Culla con il tuo calore chi sta covando un novello amore e regala alla massaia ore liete al sol nell'aia. E là, bravo il nostro Cesare, come sempre, la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Vogliono gli stracci in casa Inter. Inter senza pace, colpo Lazio 1-0. La Lazio si avvicina in zona Champion. Per quanto riguarda la Ferrari, invece, Leclerc incanta, lo beffa il motore Ferrari. Insomma, Leclerc ieri strepitoso. Invece, poi cosa è successo? Che la Ferrari ha fatto flop. Può capitare. La rossa si riprenderà. Il ragazzo è molto forte, Leclerc. La rossa si riprenderà al ballo della Ferrari. Sicuramente abbiamo fatto un buon acquisto con Leclerc. È stato sfortunato perché la macchina in un certo momento non ha più risposto. Speriamo per il prosieguo, ok? Va bene, in diretta amici, anche questa mattina da Tipalda, dalla caffetteria napoletana, salutiamo tutti i condomini da Tipalda, insomma svegliatevi, noi ci siamo sempre in diretta, un chiacchiere e caffè. Caro Aurelio, cosa vogliamo proporre ai nostri amici adesso in visione di Telenostra e Prima TV? Buongiorno a tutti, grazie che ci sopportate la mattina, però tutti quelli che mi incontrano sono felicissimi e questo ci fa piacere e ci ringraziano, ma persone che dicono ma voi siete quello che col cappello, ma che bello, che bello, finalmente è una cosa eccezionale. E allora a tutti coloro che ci seguono, un grazie, un abbraccio stellare e grazie per la pazienza. Sì, un attimo perché c'è Maria che chiama da Prato la Serra. Sì Maria, sì, grazie per i complimenti, vabbè, insomma facciamo il possibile. Buongiorno. La sonnambola, Aurelio, mi chiede Maria, si chiama così, vero? La sonnambola, sì. Sì Maria, sì, noi siamo il lunedì e il mercoledì, questa mattina in diretta dalla caffetteria napoletana Prato la Serra, quando vuoi venire noi siamo a tua completa disposizione, sarà un piacere conoscerti Maria da Prato la Serra, la sonnambula per Maria, ci siamo, vai, ciao. Bala. Carmele la bambola. Body. Antonella
di Prato La Serra. Ciao, come va? Tutto bene? Buongiorno. Sempre bene. Buongiorno anche questa mattina. Hai visto l'Avellino che ha vinto ieri? Non sono... Tu non segui tanto il calcio. No. Sai che è il pesce d'aprile oggi, sì? Ah. Vuoi augurare un buon pesce d'aprile a qualcuno in particolare? Quanti. A tutti. Buon pesce d'aprile a tutti. Ecco, te lo fa vedere live da vicino il nostro Meteo Peppe. Questo è un pesciolino, una mezza trippia, insomma. Una mezza sardina, sì, non avevamo pesci grossi. Il nostro Barbalupo in azione con Cesare Ventre, anche la barba in diretta questa mattina, Barba Live da Chiacchiere e Caffè. Barba da lupo! Vuoi salutare qualcuno in particolare? È fantastico, la barba con il sottofondo anche musicale. Sì, dico Cesare, vuoi salutare qualcuno a casa, rassicurare che comunque tornerai, no? Tutto bene, sano tutto salvo, bene. Insomma. Per il momento sta parlando. Sì, per il momento. Guarda che pure Giovanni ha una bella barba spinosa qua, eh. Giovanni mercoledì. Ah, hai prenotato il turno. Insomma, signore, se volete, signori, noi ci siamo questa mattina non solo per la musica, per l'informazione, per l'allegria, ma anche, come vedete dal nostro caro Cesare Ventre, anche per una bella barba. Un grande barbiero Barbalupo, sì. È una cosa un ultimo desiderio esagerata. No, prima che finisci la trasmissione. Lo scudetto dell'Inter. Vabbè, ne devi fare di barbe allora, sì. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, sì. Oh, ma guarda il nostro showman. Io sono un lupo stamattina. Ragazzi, peccato che non ci facciamo i secondi. Sì. Speriamo che vada tutto bene. Ma non si sa mai, non si sa mai, perché la rimonta è ancora possibile. Caro Meteo Peppe, si avvicina il tuo momento. Il tuo momento. Un attimo di attenzione, signori, perché adesso c'è il momento clou, il momento tanto atteso, perché in tanti vogliono sapere che tempo farà. Ecco qua. Quindi bacione a tutti, Peppe, sì. Bacione in redazione, salutiamo Rosa, salutiamo la signora Romana e salutiamo Anna Musta con Pierpaolo e Paola. Una buona giornata, ci sono le previsioni meteo adesso, con il nostro Meteo Peppe. Va bene, ciao, buongiorno, vai. Quindi c'è la prossima settimana, cioè in questi giorni il tempo si avvicinerà, però miracolosamente mercoledì non pioverà. Sarà nuvoloso, però non piove, possiamo fare la puntata full. Solo nella giornata di giovedì il tempo peggiora, con venti di scirocco. Sì. Con venti di scirocco proveniente da quadranti meridionali di rinforzo su tutta l'Italia. Poi tenteranno a ruotare da nord-est, da quadrante settentrionale, perché accompagneranno una perturbazione africana, sì, che porterà maltempo e piogge intense al centro-sud. Insomma, comunque dobbiamo alzare di nuovo la guardia, forse dobbiamo alzare anche l'ombrello. Sì, però in questi giorni, con le attese correnti di scirocco, le temperature saranno un po' in aumento e poi tendenza a diminuzione. Bene, no, così abbiamo letto anche un po' le previsioni meteo. Buongiorno. No, le previsioni meteo purtroppo annunciano il ritorno del maltempo, ma mica è un pesce d'aprile questo, no? No, è un pesce d'aprile. Secondo me sì. Giovedì sarà maltempo anche intenso qua. Lui il nostro meteorologo. Si sente qualcosa forse? Sì, adesso vai al lavoro? Dove lavori? Ad Adripalda. Ma che lavoro fai, se possiamo dire? Tecnico macchina utente. Va bene, buon lavoro allora, buon lavoro e buona giornata. Ecco il pluviometro, ma no, il pluviometro. Dispiace per il pluviometro, finisce sempre così. Diminuirà, ma non è possibile. L'acqua diminuisce. Non è possibile. Ecco qua il cartellone. Salviamo il cartellone del buon pesce d'aprile a tutti. Facciamolo vedere, facciamolo sventolare. Buon pesce d'aprile, buon pesce d'aprile a tutti. Oh, c'è il pesce d'aprile, il primo di aprile. E anche perché è primavera, però. Primavera, sbucciano le rose. È primavera. Ma insomma, alla rep. È primavera, sbucciano le rose, il mondo ci ritorna a te con una donna a fianco a me. Vabbè, ma la donna a fianco a te è un tuo desiderio, probabilmente. Questo è un pesce d'aprile, credo. Alfa, ma dall'altro lato ci sei, è uno pesce d'aprile, no? Potrebbe essere un pesce d'aprile. Alfonso, se ci sei, puoi dare una dimostrazione di forza con al nostro Tonino Barone Rosso, Alfonso Tarantino, il principe della regia. Fai vedere. Eccolo qua, Alfonso, ce l'hai il pesce d'aprile? Eccolo lì, guarda.
Alfonso, guarda cosa ti ha fatto vedere. Bravo, che sorpresa. Ciao Alfonso, il mago della regia per Telenostra e Prima TV, colui che permette ogni pesce mattina che vola, di guarda. Il pesce volante, il pesce, pesce volante, il pesce volante. Ecco qua. Vai. Allora, ci siamo. Noi, ragazzi, ci siamo? Sempre. Allora, ogni giorno è un buongiorno. Ogni giorno è un buongiorno per ricominciare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare, per vivere e credere in qualcosa. Dovremmo svegliarci come i fiori, rivolgendo lo sguardo al cielo e col sorriso colmo di speranza. Dai ad ogni giornata la possibilità di essere la più bella della vita. Svegliati ogni mattina pensando che qualcosa di meraviglioso accadrà. Ogni nuova mattina è una piccola giovinezza. Ci sarà il sole, tutto sarà nuovo. Quello che prima sembrava impossibile diventerà semplice e normale. Buongiorno, alzati e vivi il giorno. Un buongiorno vivo e normale ve lo offrono i tre compari insieme alle emittenti locali. Prima TV e Telenostra. Bello! È un bijou, è un poeta, è un poeta! È che non si conosce questo qua, ma noi ci conosciamo, sono ammirati. Ma scusami Angelo, ma è un patanone o no? È un patanonissimo, è un grande patanone. Perché sono tutti bravi qua e vi fanno ridere la mattina, vi gioiscono. Bravo, e poi se no, vita. Se, loro, senza di voi, non sono loro, sono solo loro. E allora siamo solo noi qua. Sì, noi contiamo su di voi, ragazzi, Ciao! Sempre, ogni mattina, sì. Ci sono tante richieste, solo, prego, vai. Abbiamo festeggiato acqua e sapone. Sì. Ma a Sandro Abate, il calcio a 5, nessuno. Il calcio a 5, sì. Nessuno. Un saluto a Sandro Abate, sì. Esatto. Che ci sta. Che ha vinto la Coppa Italia. Ha vinto la Coppa anche Italia. Anche il calcetto. E nessuno è stato capace di darci un poco. Quindi siamo di Avellino, siamo di Avellino. In bocca al lupo anche a Sandro Abate, venite, perché altrimenti l'obiettivo allora, non riesce noi, a cogliere. Noi con la nostra banda ci dissociamo dalla banda dei tre compagni, perché c'è stato un divorzio. Noi chiediamo perché. Non ci nominano mai, ci rinnegano le poesie, insomma. I tre compagni, qua siamo cinque compagni, no? Cinque compagni, c'è una rivolta, c'è una rivolta questa mattina, c'è una rivolta. Cesare, come io mi chiedevo, attenzione, perché uno che fa le barbe così di Serie A e fa il tifo in una squadra di Serie D. Sì, infatti. Noi stiamo per chiudere la nostra trasmissione. Metto Peppe impegnato, addirittura sta smobilitando. Tutto bene, tutto a posto, lei trasloca, sì. La buona Carmela. Scusami usignolo, posso accedere un attimo nel tempio della caffetteria napoletana? Ecco la Carmela, vieni Carmela, giusto un secondo, eccola qua, Carmela. Mi ha fatto il pesce di aprile. Sì. Io gli ho tagliato il cornetto e mi diceva a me, ma qua c'è un pelo. Io mi sono precipitato a vedere pesce d'aprile. Brava Carmela! Brava! Carmela, vuoi salutare qualcuno qua? Vedi, sta in diretta, Carmela. Buongiorno a tutto il paese. E buon pesce d'aprile a tutti quanti, a tutto il mondo. E a tutti questi signori incruvattati. Grazie Carmela. Noi siamo alla fine della nostra trasmissione. Ormai siamo davvero agli ultimi secondi. Volevo di chiacchiere e dimenticanze di Barbalù che l'ha lasciato così. Ah, sta arrivando. Sì. Adesso arriva il colpo finale, Barbalupo alla prossima, Cesare, ti raccomando, stringi i denti. È proprio tutto anche questa mattina a Metto Peppo, dobbiamo salutare. Siamo quasi ai titoli di coda. Sì, ai titoli di coda, salutiamo tutti i miei fans, tutti i miei amici, della nostra Prima TV. E buon pesce d'aprile a e tutti. Salutiamo Giovanni, Carmine, Rubik, alla prossima, ti raccomando lo strumento. Lo strumento si usa sempre. Il rosso con la cravatta d'acciaio. Ovviamente salutiamo Sergio, eccolo,
Sergio, alla prossima. Ci vediamo mercoledì con lo show. Grazie, dottor Sardini, è stato particolarmente divertente. Anche perché il pesce d'aprile ce lo possiamo permettere. Signora, buona giornata e buon cappuccino. Ciao Monica, ciao a tutti. Come va? Come tutto stai? Tutto bene, un saluto a tutti questi grandi signori. Un salutone a tutto il mondo. Eccolo qua. Noi siamo per chiudere, Salutiamo Angelo Showman. Non siamo ancora qua, ragazzi, non dimenticate di noi. Vai con la chiusura per quest'anno, vai. Ciao!